Ciao amici! Da uno straordinario nido di vespe che misura 3 metri di lunghezza e pesante 90 kg al gigantesco formicaio di cui la rete di gallerie è complessa quanto sorprendente, ecco i nidi più enormi del mondo. Il proprietario di questo capannone ha avuto una grande sorpresa quando ha scoperto una colonia di vespe di cui il nido enorme è degno di un film horror. Senza tardare, l'uomo, il quale vive a Patterson, in Louisiana, ha contattato Jude Verrett, un apicoltore e sterminatore professionale che ha 20 anni di esperienza. In un video del 2017, quest'ultimo, dotato di una telecamera GoPro e di una tuta di protezione, ha mostrato l'ampiezza sorprendente del nido di vespe. Secondo Jude, qui si trattava di un nido di vespe gialle, anche chiamato Vespula squamosa, una specie pericolosa. Nonostante ciò, l'esperto è riuscito a sterminare il nido in appena 45 minuti. Fatto sorprendente, assicura di non essere stato punto. Il professionista afferma che anche se indossa una tuta di protezione, solitamente si fa pungere una o due volte ad ogni intervento. Bisogna dire che ha avuto molta fortuna perché 5 o 6 punture gli sarebbero state fatali. L'Australia è un paese molto sorprendente per la sua fauna poco comune. Vi troviamo sia ragni mortali che serpenti più velenosi. Questo paese non ha visibilmente smesso di stupirci, e ha ragione. Nel 2015 un bambino di 11 anni, Jordan, ha scoperto nella sua proprietà situata a Karula, in Tasmania, il nido più grande di vespule germaniche del mondo. 1 metro di lunghezza su 3 metri di larghezza per un peso di circa 90 kg. È enorme. Sicuramente ti starai chiedendo cosa ci fanno tutte queste vespule germaniche sul continente australiano. Queste vespe sono state semplicemente importate in Australia nel 1959 e si sono moltiplicate grazie all'assenza di predatori. Invece la dimensione titanica del nido si spiega con il clima del paese. Di solito questi insetti costruiscono dei nidi di dimensione di un pallone da calcio tutto al più. La colonia muore durante l'inverno, ma quest'anno l'inverno non è stato proprio rigido, il che ha consentito alle vespe di sopravvivere e di allargare il loro nido fino a raggiungere proporzioni gigantesche. Ma dalla scoperta di Jordan, il nido è stato trasportato al Museum Queen Victoria di Launceston, in cui è stato oggetto di ricerche scientifiche. Per quanto riguarda il bambino, è stato premiato con una bella banconota di $20 dal museo di Launceston. Settembre 2020, l'intrusione di vespe imperversava nel dipartimento del Jersey. Una coppia proveniente da Vic Fesenac ne ha fatto peraltro l'amara esperienza. Infatti questi insetti adorabili si erano invitati nel loro garage e avevano costruito il loro nido, e hanno scelto bene la loro zona. Queste vespe germaniche, le quali si sono introdotte tramite una conduttura elettrica, hanno costruito un nido di un diametro di 70 cm. Davanti a una situazione tale, i proprietari sono stati costretti a rivolgersi a un'azienda specializzata, ma il compito non fu dei più facili. Gli specialisti hanno avuto bisogno di 8 giorni per venire a capo del nido. E non senza ragione. Secondo le loro stime, oltre 400.000 vespe condividevano quello spazio. Inoltre, il nido continuava ad aumentare persino durante il trattamento. In una settimana è aumentato di 10 centimetri. Così, per liberarsi definitivamente da questi insetti, non c'è stato soltanto bisogno di rivolgersi a un trattamento antivespe, ma anche di richiudere con il silicone il posto dal quale erano entrate. Prima di acquistare una casa, è meglio controllare tutti gli angoli per evitare di avere brutte sorprese che i proprietari precedenti avrebbero evitato di menzionare. E non sarà questa coppia che sosterrà l'opposto. Dopo mesi di ricerche, la coppia si è imbattuta nel bene dei suoi sogni. Al momento che si sono stabiliti, il sogno si è trasformato in incubo. 160.000 api che vivevano nel loro camino hanno deciso di mostrare le loro ali. Era l'incubo totale. L'uomo e la donna hanno immediatamente contattato un apicoltore locale per aiutarli a liberarsi dal nido d'api enorme che si trovava in casa loro. Quando è arrivato sul posto, l'esperto ha rimosso lo sciame ed è riuscito a catturare circa 75.000 api, che ha successivamente rilasciato in una fattoria vicina. Nonostante la sua esperienza e tutte le sue precauzioni, l'apicoltore è stato punto 160 volte. Per quanto riguarda le api restanti, la storia non dice se l'allevatore sia riuscito a spostarle. Di tutte le specie viventi che popolano la Terra, le formiche sono probabilmente una di quelle più misteriose. Organizzate in società, sono disciplinate da codici molto precisi che consentono loro di vivere in perfetta armonia. Per questo motivo, nel 2012, degli scienziati si sono interessati alle formiche tagliafoglie. Allora, pensavano di aggiornare un semplice formicaio disertato, ma quando gli scienziati, diretti dal professor Louis Forgi, hanno iniettato 10 tonnellate di cemento nel formicaio e spalato le 40 tonnellate di terra, hanno scoperto una rete di gallerie
dalle dimensioni completamente inaspettate. Questo formicaio si sviluppa in realtà su una superficie di 46 metri quadri e si addentra fino a 8 metri di profondità. È una megalopoli sotterranea gigantesca collegata da una rete di trasporto straordinaria. Per gli scienziati non c'era nessun dubbio che questo formicaio fosse quello più grande del mondo. Avrebbe ospitato molti milioni di formiche. Non finiva qui. Le sorprese non erano ancora finite per loro. Questa rete è stata progettata in modo da consentire una buona ventilazione e da proporre percorsi più o meno brevi in base ai trasporti da effettuare. Gli scienziati hanno persino potuto determinare la presenza di giardini nei quali le formiche coltivavano dei funghi che utilizzavano per nutrire le loro larve. Cosa ancora più sorprendente, le formiche disponevano di una discarica di rifiuti che trasportavano fuori dalla città. Bisogna dire che questo formicaio è impressionante anche su scala umana. Peraltro, per gli scienziati, viene descritto come l'equivalente per le formiche della Grande Muraglia cinese. Invece, si ignora anche la ragione per cui questo labirinto incredibile sia stato abbandonato. Con l'aiuto del loro becco, questi uccelli di 14 cm, chiamati passeri repubblicani, possono costruire dei nidi talmente grandi che a volte finiscono per spezzare i rami degli alberi che li sostengono. Ramoscello dopo ramoscello, questa piccola specie di passero, proveniente dal Sudafrica, costruisce sugli alberi e sui pali elettrici i suoi rifugi enormi. Alcuni possono pesare fino a 900 kg e misurare 6 metri di lunghezza per 3 metri di larghezza e 2 metri di altezza. Una struttura molto impressionante che funge sia da nidiata che da riparo contro i predatori. Inoltre, questo nido gigantesco consente loro anche di proteggersi dalle temperature estreme del deserto del Kalahari. Il loro nido immenso può ospitare fino a 500 uccelli. Ma attenzione, ognuno a casa sua. Ogni famiglia ha infatti un nido di circa 16 cm di diametro. Le camere migliori al centro sono riservate agli anziani. E siccome il passero repubblicano è socievole, succede spesso di trovare altre specie di uccelli comodamente sistemate nel nido, come i falchi pellegrini. Se questi ultimi vengono accettati con piacere, per una buona ragione, intimidiscono i serpenti e proteggono questi piccoli uccelli. Quando vediamo la dimensione di questo nido, è chiaro che può benissimo ospitare altre specie di uccelli. Ci sono alcuni coinquilini di cui faremmo proprio a meno, soprattutto se si tratta di vespe. Questa donna, proveniente da Winchester, non dirà l'opposto. Quest'ultima ha scoperto, in realtà con grande stupore, che il letto di una delle sue camere per gli ospiti era stato invaso da 5.000 vespe che avevano persino scavato il materasso. La proprietaria del luogo non era andata in quella camera da molto tempo, quindi non si era resa conto di nulla fino al giorno in cui suo figlio aprì la porta e scoprì il nido di vespe. In preda al panico ha chiesto l'aiuto di un disinfestatore. Protetto dalla testa ai piedi, come un astronauta, l'uomo di nome John Birkett ha dichiarato: «In 45 anni di lavoro non ho mai visto nulla del genere. L'ultima volta che ha rimosso un nido di vespe in una camera, quest'ultimo aveva appena le dimensioni di una pallina da tennis. È comunque riuscito a rimuovere l'immenso nido di vespe dal letto in soltanto qualche ora. Dopo aver concluso il suo lavoro, John Birkett si è sentito dispiaciuto di aver distrutto ciò che queste vespe avevano impiegato più di 3 mesi per costruire». Un poliziotto di nome Rich Sutcliffe ha ritrovato nello Yorkshire, in Inghilterra, un albero tanto strano quanto spaventoso, e ha ragione. L'albero in questione era talmente infestato da tela tessuta da migliaia di bruchi che sembrava quasi muoversi, secondo l'agente di polizia. Infatti, le tele ricoprivano letteralmente ogni ramo e tronco d'albero, il che gli dava un aspetto terrificante. Ma per quale motivo i bruchi avrebbero invaso quest'albero? Beh, è molto semplice. Secondo gli specialisti, queste tele consentivano alle larve di farfalle di nutrirsi direttamente dall'albero, ma anche di proteggersi dai predatori come gli uccelli, le vespe oppure i ragni. Così più i bruchi si nutrono e più la loro tela si espande. Alla fine talvolta assumono dimensioni impressionanti, tuttavia esistono delle specie di bruchi che possono infliggere danni gravi ai loro ospiti, quindi in alcuni casi è meglio ricorrere ad insetticidi. Al Parco Nazionale di Litchfield, a nord dell'Australia, si trovano centinaia di termitai, che sono l'opera di una specie molto particolare di nome termite bussola. Potendo raggiungere fino a 3 metri e ospitare colonie di oltre 1 milione di esemplari, queste termiti sono stranamente tutte orientate nord-sud, come una bussola. Benché sia sorprendente, degli esperimenti hanno rivelato che non sia per nulla un caso. Le termiti sono insetti particolarmente sensibili al caldo. Per sopravvivere è necessario che la temperatura e il livello di umidità siano stabili, ma grazie ai loro termitai, schierati in modo che un lato della torre sia sempre all'ombra, dispongono sempre di un posto alla temperatura ideale. Ma allora perché costruire torri giganti? Questo consente loro di proteggersi dal clima mutevole del nord dell'Australia, specialmente in caso di inondazione, ma anche per depositarvi il loro cibo e per fuggire anche dai batteri e dai funghi che possono proliferare sottoterra. Bisogna ammettere che il campo di termitai è molto interessante. A prima vista non si immagina che un insetto così piccolo possa costruire ripari così grandi, tanto più che questi termitai sono tutti schierati secondo un asse nord-sud.
Le vespe tendono generalmente a costruire il loro nido in cavità, in tane abbandonate oppure all'interno delle mura, ma a volte questi insetti si avventurano in posti improbabili. La dimostrazione con questo video che da quando è stato pubblicato ha fatto il giro del web. Possiamo vedere un nido di vespe gigantesco sistemato in un'auto abbandonata. Hai sentito benissimo, questo nido conteneva probabilmente più di 1 milione di piccoli animali gialli. Nonostante il minaccioso pericolo, un esperto ha deciso di introdursi all'interno del veicolo. Ha scoperto che il nido avesse completamente inghiottito il sedile del conducente ed usciva persino dai respiratori. L'uomo aveva disturbato profondamente le vespe presenti nell'auto, ma per sua fortuna questo appassionato indossava una tuta di protezione, altrimenti non sarebbe sicuramente uscito illeso, perché a differenza delle api avrebbero potuto pungere il loro invasore a più riprese senza morire. Senza sorprese, questo video, diventato virale, ha suscitato un vero brivido collettivo. Dopotutto non possiamo scoprire ogni giorno un nido di vespe così grande, per di più in un'auto. Quale di questi nidi enormi ti ha stupito di più? Conosci altri nidi altrettanto impressionanti? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!